they look so, so pretty when I sleep. Hey, now and when I wake up, you look so pretty sleeping next to me. But there is not enough time, and there is no, no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Thank you.
said you were a beekeeper, but I heard no bees. I asked you where you get your honey. You said, darling, I'm a beekeeper, I'm up to my knees. Oh, I'm a lonely sailor on a sinking boat. Sometimes I think I'm a mermaid, but I never float. Catching a train on Sunday morning, hear that whistle halfway down the track. Catching a train, I hear it calling. Feel that north wind pushing at my back. You used to say you would always just be mine. Now I know you were only being kind, but I get no answer. See that pretty girl leaving the station. Reminds me of a time when I was free. Living in a world of complication. Running back, my eyes they cannot see. You used to say you would always just be mine. Now I know you were only keeping time. Cape Town to Glasgow. La 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 la. You used to say you would always just be mine. Now I know you were only being kind, but I get no answer. Love can turn a friend into a stranger. Turn your dreams diamond into dust. Catching a train on Sunday morning.
when I'm gonna won't be coming back. Shine a light, looking back, I must be blind. Now I know you were only wasting time. Cape Town to Glasgow, catching a train on Sunday morning. Catching a train on Sunday morning. Ring up the curtain, ring it up real fast for this cheering crowd, applauding loud. A blast of trumpets, a roll of drums opens up the cage. This tiger's on the stage. Boy, what a sight to have your name in lights. People's faces looking upside down as we swing 100 feet from the ground. The summer soul, the skywalk tread. You fly so high, little acrobat. Elephants wearing golden jewelry, a trovis dancing with a chimpanzee. A salt swallower sauce a girl in two, and the funny clown looks a lot like you. People's faces looking upside down as we swing 100 feet from the ground. The somersault, the skywalk tread. You fly so high, you fly so high, you fly so high. We're sure to find each other's hands up there as we are catapulted through the air. There's no need to use the safety net. You fly so high, little acrobat. Tommy used to work on the docks. Union went on strike. He's down on his luck. It's tough, so tough. And Gina works the diner all day, working for a man she brings home a pay. It's tough, so tough. She says we got to hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We've got each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot, 'cause oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer. Oh, we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer. Tommy's got a six-string and honk. Now he's holding in what he used to make him talk. So tough, so tough. And Gina dreams of running away. When she cries at night, Tommy whispers, baby, it's okay. One day, he says we got to hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We've got each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot, 'cause oh, we're halfway there. Oh, living on a prayer. Oh, we'll make it, I swear.
Set the hounds on me, come after me with raging vengeance. Drop everything in a frantic rush to kill me, in a frantic rush to kill me, in a frantic rush. Are you stuck? Drown myself for you in the deepest of oceans still, and I will live my life alone between the sand and the stone, so you will never hear from me again. But I'll sing it to the stars and bring it home again, if you'd ever choose for me to be again your lover and a man. You see, I was afraid to dream or to be with someone like you, and I wasn't trying to scheme up. Perhaps that's how it is for you. But now the days are passing by and I dream of only you. Tell me, what else can I do? This è maraviglioso, Stefania, è stupendo.
we start. Buonasera a tutti, io sono Aldo Nove, sono contento di essere qua stasera a parlare con gli autori di due libri che mi sono piaciuti molto, due libri molto diversi, uno di Alessandro Mari e l'altro di Edward Carey. Mi scuso innanzitutto per questa cosa degli occhiali che non ho per avere più carisma e sintomatico mistero, direbbe Battiato, ma perché mi è venuta un'infezione all'occhio e tutto impiastricciato di antibiotici e non è molto bello da vedere. Chiusa questa parentesi, verrei i nostri due autori e non è facile mettere assieme due testi così diversi e così potenti. Credo, e poi questo lo vedremo avanti nel corso della conversazione, che ci parlino entrambi in modo molto, molto diverso del presente e che entrambi in qualche modo, sottolineo in qualche modo, sono rivolti ai ragazzi. Sono storie di ragazzi che scoprono mondi molto, molto diversi, imprevedibili in un caso, immaginabili in un altro, ma che sicuramente ci raccontano molto di noi. Inizierei con Carey. I segreti di Hep House, spero che la pronuncia sia giusta, io ho dei problemi con la pronuncia dell'inglese, e mi piacerebbe leggervi l'incipit. Gli incipit dei libri sono fondamentali, sono quello che può catturarci e che può trascinarci all'interno di una storia. Quando io ho preso tra le mani questo romanzo, che è piuttosto consistente, non è un libro piccolo, sono stato immediatamente catturato in un vortice dal quale non sono potuto uscire se non a fine della lettura. Il libro inizia così. Tutto cominciò con il terribile pasticcio che ne seguì, il giorno in cui scomparve la maniglia da porta di mia zia Rosamund. Era la sua maniglia da porta prediletta, interamente di ottone. Il giorno prima mia zia c'era andata in giro per tutto il palazzo, in cerca di cose di cui lamentarsi, come era sua abitudine. Si era appostata a ogni piano, era salita e scesa per le scale, aprendo porte a ogni occasione, trovando difetti, e sosteneva di aver avuto con sé la maniglia d'ottone per intera durata di quelle indagini. Solo che adesso non c'era più. Qualcuno, strillava, l'aveva presa. Ovviamente poi va avanti, ma subito abbiamo tratteggiato un mondo incredibile. C'è un fatto che viene dato per scontato, un piccolo fatto quotidiano, ma che non ha nulla di quotidiano e che è completamente sconvolgente. Una figura familiare la cui vita è stravolta dalla perdita di una maniglia. Come mai una maniglia? Cosa rappresenta questa maniglia? Immediatamente siamo scaraventati in un mondo che poi dobbiamo scoprire andando avanti nella lettura. Il libro è di una ricchezza, di una complessità e di una vastità incredibile. Ho pensato qualcosa di simile a un labirinto e mi è venuto un accostamento forse un po' folle, ma mi è venuto ad accostarlo molto tra virgolette al nome della rosa di Umberto Eco,
perché entrambi i romanzi, diversissimi, sono dei labirinti, sono dei percorsi all'interno di labirinti. Nel nome della rosa è un labirinto concreto, siamo nel Medioevo e si tratta di una biblioteca che è anche un labirinto. In questo libro è un labirinto all'interno di un mondo sconvolgente che sia attraverso il testo, sia attraverso le bellissime illustrazioni, scopriremo pian piano con la lettura. Adesso io vorrei chiedere all'autore una cosa a cui pensavo prima. Se dovesse lui raccontare in poche parole a una persona molto semplice, mettiamo a un bambino di 10 anni, che cos'è questo libro e di cosa parla, come lo farebbe? Thank you very much, it's wonderful to be here. So to sum it up very briefly, should I move this? Hello, is that better? Sorry, hello. Here I am. To sum it up briefly, I would say very simply, it is a love story. It is a coming of age story set in a rubbish heap, in a Victorian rubbish heap. If you could imagine Victorian London as a big creature, as one enormous creature. At that time, London was the biggest city in the world. And if it laid, excuse me, the largest possible dirt pile, and in that enormous pile of nothing but rubbish created by industrial Victorian London, there lives in the center of it a vast castle filled with a family that differentiates itself from the rest of the world and farms rubbish. Then you have the setting. I wanted to write a fairy tale that was a coming of age story, but also a fairy tale about ordinary everyday objects in which a door handle or a bath plug could be the heroes. Sorry. Grazie, è bellissimo poter essere qui e intervenire. Per riassumere, direi che si tratta di una storia d'amore, un romanzo di formazione ambientato nella Londra vittoriana su un cumulo di rifiuti. Se ci pensate, la Londra vittoriana era un'enorme creatura allora, era la città più grande che c'era al mondo e una città che praticamente si sedeva, dicemi scuso, su una pila, su un cumulo di rifiuti. I rifiuti creati dall'attività industriale del periodo vittoriano e in mezzo a questo cumulo di rifiuti un vasto castello dove viveva una famiglia diversa da tutte le altre che si occupava appunto della gestione di questi rifiuti. Questa era l'ambientazione del romanzo, ma oltre a essere un romanzo di formazione volevo che fosse anche una favola sugli oggetti quotidiani comuni della nostra vita, che possano essere una maniglia di una porta oppure il tappo di una vasca da bagno. Questi dovevano essere gli eroi, i personaggi del mio romanzo. Beh, quindi abbiamo trovato dei forti elementi in comune in realtà tra i due libri, in quanto anche il libro di Mari è una storia d'amore, è un romanzo di formazione ambientato in un altro periodo storico. I protagonisti sono Sofia e Radice Quadrata, due compagni di scuola che a un certo punto, in base a un meccanismo che si scatena all'interno della narrazione, vivono una serie di avventure, o meglio le vive interiormente. Sofia, quello che volevo chiedere come prima domanda a Alessandro Mari è: qual è stata la genesi, lo spunto di questa
secondo me, forma di riflessione sulla contemporaneità, che anche attraverso una figura di sapienzialità all'interno dell'idea di famiglia, questa comune ad entrambi i libri, perché sia nel libro di Carey che nel libro di Mari c'è un nonno che è molto importante all'interno delle altre storie, e a questo punto, come non succedeva mai al mio maestro Edoardo Sanguinetti, ho costruito una sintassi talmente complessa con varie subordinate che non mi ricordo più dove ero partito e qual era il soggetto della frase. Però vorrei chiedere a Alessandro della genesi di questo romanzo. Lascio un attimo che vi ridiate. È sempre curioso, mi capitava già ieri, parlare dopo Edward, perché lui ci porta in un mondo visionario che io adoro e che peraltro io considero un antidoto, diciamo, quotidiano, contemporaneo, no? Perché c'è stata una stagione, ancora siamo in mezzo, in cui c'è sempre romanzi o film tratti da una storia vera, e lui invece dimostra che l'immaginazione ha ancora un potere. E invece io vi devo parlare del presente, molto, insomma, più infimo, ma nasce così, da due constatazioni. La prima è questa, cioè che a un certo punto un editor mi chiede: ma tu non avresti voglia di rifare Cuore? E io la guardo e dico: tu sei pazza, perché, cioè, io sono un romanziere storico e non me ne frega niente di Cuore, no? Di oggi, come è diventato Cuore. La seconda considerazione però è stata questa, diciamo innescata, che probabilmente è accaduto qualcosa, e quindi anche un romanziere che ha sensibilità storica come me lo coglie, nel senso che io sono l'ultima, diciamo, credo uno degli ultimi rappresentanti di quella generazione bastarda nata a metà tra il digitale e invece l'etica vecchia della fatica borghese, insomma della carta, diciamo così. E che quella gente lì che mi trovo davanti quando vado a parlare nelle scuole è radicalmente diversa da me. Dico di più, è così radicalmente diversa che io un po' la invidio, perché la velocità che riconosco in questa gente, in questi ragazzi che ho davanti, l'intelligenza, la velocità dell'intelligenza che ho davanti, mi fa invidia, perché io dico: che dannazione, io ero tremendamente lento alla loro età, cioè ci mettevo moltissimo a capire le cose. E se è accaduto qualcosa, e quindi un romanziere come me, che solitamente scrive di storia, deve mapparlo nel presente, così come fa un romanziere storico, l'unico modo per farlo era creare, diciamo così, una storia che fosse dove ci sono due contendenti, in questo caso, per far uscire questa grande differenza che sento tra me e i ragazzi e dare, diciamo così, sfogo a questa invidia che provo. E quindi Sofia sostanzialmente è nata per questo, nasce un personaggio con una velocità molto, molto contemporanea. Sofia è una persona che sa tutto, no? Che sa tutte le cose là fuori, ma di quel tutte le cose là fuori sa pochissimo, come è ovvio delle, diciamo, dell'intelligenza digitale. Radice quadrata è il contrario, è un po' più simile a me, forse a noi, nel senso che sa pochissime cose, di quelle poche sa moltissimo, cioè scende in profondità, così come loro due nuotano. E l'unico modo per far sì che queste due intelligenze si parlassero è come, secondo me, accade nell'adolescenza, che è il motore, forse uno dei motori più straordinari di quel periodo lì, cioè l'odio. Nel senso che i due personaggi si odiano. All'inizio sono, forse si trasforma poi in una storia d'amore, d'amicizia, insomma in un sentimento molto più positivo e luminoso, ma all'inizio questi due qui si odiano. Poi arriva un tizio, come accade nel libro Cuore, quindi qua rispondo alla genesi, esattamente, quest'orrido sortino che è, diciamo, un insegnante, precario naturalmente. Eh sì, vabbè, perché non potevamo non metterlo precario, se dobbiamo fare una fotografia della realtà, e li forza in due banchi, e questi quindi si devono odiare da vicino, e scoprono che quest'odio da vicino può, dentro quest'odio può, diciamo, esplodere qualcosa di diverso, che è una curiosità in questo caso, no? Che è una curiosità formidabile, e qui chiudo, è una curiosità che Sofia piano piano impara, da motore, diciamo, a tutto il romanzo, perché poi il romanzo si trasforma in una specie di giallo, no? Dove lei insegue lui, lo pedina, lo segue, insomma, nei posti strani dove va, tenta di capirlo, e questa curiosità diventa molla per sopportare la noia, la solitudine, che sono valori che solitamente a lei stanno antipatici, come Radice Quadrata, e nasce da qui, devo dire. Poi in realtà Cuore
ritorna in altre forme, ma magari ne parliamo dopo, nel senso che poi sugli eroi, l'eroicità di cuore, ho scritto diciamo in un altro modo, ma quello che mi interessava raccontare era questo conflitto tra due intelligenze. E il conflitto tra due intelligenze, insomma, lo dico citando una frase di uno scrittore che mi piace molto, che è David Foster Wallace, all'interno, è sempre importante avere un nemico nelle vicinanze da odiare, e quanto mai nell'adolescenza questo è importante, perché da quell'odio lì può nascere qualcosa di diverso. Anche perché da quello si genera poi la curiosità, il confronto, la dialettica. Esattamente. Perché allora Sofia si chiama Sofia e Radice Quadrata si chiama Radice Quadrata? Lo sappiamo, nel senso che Radice Quadrata è un nomignolo che a un certo punto viene attribuito, ma come mai per queste due differenti forme di sapere hai scelto proprio Sofia, che vuol dire sapere, e Radice Quadrata? Perché Sofia, grazie, è la prima persona che lo nota, quindi io gli faccio io un applauso, diciamo, mio, nel senso che è bello ogni tanto trovare qualcuno che coglie il faticoso lavoro che c'è dietro alle piccole scelte. Sofia, perché davvero per me le rappresenta il nuovo sapere, cioè è quella cosa lì, io morirò prima dei ragazzi di 15-20 anni di adesso, né? Quindi il futuro è loro, sì, a meno che non li tiri sotto tutti in massa un pullman, sarò io a andarmene per primo, no? Quindi ha detto il capo, neo capo della Apple, che forse non morì, adesso si scopre una cosa per cui non moriamo nel mi terrorizza in egual modo anche la cosa. Comunque, in generale, diciamo, Sofia è questo, rappresenta il modo in cui questa intelligenza si esprime oggi, secondo me. Blogger, ironica, molto efficace. Radice Quadrata non ha nome, perché il nome, tanto per cominciare, dà un'identità, e Sofia questa identità non la conosce. Il nome Radice Quadrata nasce da uno sfottò, sostanzialmente, no? Sofia a un certo punto si sente dire da Radice Quadrata sei come una radice quadrata senza il numero dentro. E lei non capisce sto sfottò, perché neanche io francamente lo capirei, nel senso che è una cosa che non ha senso quasi. E il racconto, diciamo, l'arco del romanzo è l'avvicinamento lento lento della scoperta di che cosa si nasconde dentro quell'insulto. Qui la chiudo in brevissimo. Diciamo, il libro cuore, io lo odio, tanto per cominciare, sappiate, no? Cioè lo detesto profondamente, dal più profondo del cuore, no? E come mi facevano notare ieri, se lo odi poi lo ami in realtà, infatti gli tributi un libro. Ma se c'è una cosa che secondo me il libro cuore era formidabile, appunto, non sono stato io a dirlo, se no non sarebbe così intelligente, ma Umberto Eco, che diceva Franti è l'eroe di cuore, no? Quindi questo tizio qui che con la risata schianta l'autorità, in quel caso i futuri fascisti, diciamo, d'Italia. Ora, io non sono più convinto che il riso sia formidabile oggi come forma di resistenza. Cioè, fateci caso, abbiamo un comici in Parlamento, la pubblicità ha cooptato, diciamo, l'ironia, no? Ogni pubblicità di quelle che diventano cult utilizzano un meccanismo ironico. Bene, questo, sì. Che erano due armi formidabili per resistere all'autorità. E quindi io mi sono domandato, chi diavolo può essere Franti oggi? E sto Franti qui, secondo me, è severo e non ride. Ed è Radice Quadrata. Questa la chiudo. La Radice Quadrata, se ci pensate, è davvero come l'ironia o come il riso. Perché sotto una Radice Quadrata, per funzionare, ci deve stare un numero, mettiamo 3, e se facciamo la Radice Quadrata di 3, da quel numero viene fuori un'essenza. E quel numero lì però deve essere condiviso, che è il valore che io e te magari condividiamo. Se non c'è più nessun valore condiviso, l'ironia e il riso diventano vuoti. La Radice Quadrata è il tentativo invece di scoprire un valore, e Sofia, inseguendolo, ne scopre a sua volta. Che ambizione, naturalmente. Passiamo all'altro libro. Io credo che questo libro di Carey contenga molti segreti e che abbia molteplici piani di lettura, come succede nei grandi libri. Il riassunto, una specie di sinossi che ci ha appena fatto in modo molto efficace l'autore, in realtà cela al proprio interno una ricchezza incredibile, proprio di riflessione sul mondo, sul significato del mondo e anche sul significato del mondo adesso.
mi sono trovato leggendo il libro alle 3 di notte a trovare degli accostamenti tra l'introduzione al primo libro del Capitale di Marx sul feticismo delle merci e questo romanzo. Mi chiedevo se la cosa era dovuta all'ora tarda e se ero particolarmente stanco. In realtà non ero particolarmente stanco. Il significato profondo degli oggetti, questa ossessiva riflessione sul senso degli oggetti, ricordiamoci che noi stessi siamo oggetti di altri soggetti e come soggetti valutiamo le persone come oggetti. Ma per non diventare troppo tortuoso, che qua farei una riflessione sulla genesi di questa riflessione degli oggetti, mi piacerebbe chiedere a Edward, leggo nei ringraziamenti che ringrazia il meraviglioso Christopher Merrill che mi ha mandato in Cina e in un museo di oggetti recuperati che è stata la mia prima ispirazione per questo libro. No? Mi sono proprio immaginato lui, no, non l'avevo mai visto se non su Google, che lì, in quel luogo, genera tutta questa macchina che ci porta a conoscere gli oggetti, che ci porta a conoscere le persone, che ci portano a conoscere gli oggetti. Quindi volevo chiedergli di questo episodio rievocato nei ringraziamenti e che ha dato il via al libro. Yes, so that was the actual start. I was in Beijing and I went outside to this new museum in Beijing and the museum was a new museum. It was started, it wasn't ready, it wasn't finished. And the curators were trying to get everything ready, but it was clear that the museum had to be opened right away, even though the museum wasn't ready. So it was a museum of almost all Chinese history. And what they'd done in a panic is put all objects together, spanning many centuries. So you had a room of nothing but bathtubs. Over hundreds of years, the different bathtubs. And in another room, there was mirrors from many different years going up to the present. And in another room, there were candle holders. And you went everywhere, and it was these objects were talking to themselves. It was clear to me that they were conversing, that the bathtubs were talking to the bathtubs, that they were a family of objects. And they began to move. In my mind, they were desperate to communicate. When you see older objects, they are our link to the past. People will die, we'll all die, I'm sorry, it's awful, I know, but it's true. But the objects live on much longer than us, almost as if they don't move, but they have a kind of immortality. And for me, I suddenly started getting excited by the idea, we're so cruel to objects. We throw them away, we don't look at them, we treat them as armor throughout our lives. We build an armor of objects. And yet when a person dies, that armor, that family of objects is dispersed very quickly, never ever to be reunited. So I began to really think about objects communicating to themselves. And what if for once, just for once, the objects could move and talk back to us, what would they say? What would they do? Sì, questo è stato effettivamente l'episodio che ha dato il via alla scrittura di questo romanzo. Mi trovavo a Pechino, in questo nuovo museo, era
nuovo, addirittura non era ancora completato, non era stato ancora finito, però i curatori dovevano cercare di esporre tutti i vari oggetti rapidamente perché la pressione era alta in quanto il museo doveva assolutamente aprire. Quindi era un museo sulla storia cinese e nel panico che cosa hanno fatto? Hanno esposto tutti gli oggetti simili, per esempio tutte le vasche da bagno degli ultimi 100 anni nelle varie sale. Quindi in una sala c'erano solo vasche da bagno, in un'altra sala solo specchi da tanti anni prima fino a quelli moderni, in un'altra i candelieri, eccetera. E quindi era come se questi oggetti si parlassero, come se conversassero tra di loro queste famiglie di oggetti. E nella mia mente era come se fossero alla disperata ricerca di un modo per comunicare tra di loro. Gli oggetti, quando sono antichi, raccontano una storia tramite la propria fattura e tutti noi dobbiamo morire, mi rendo conto, è terribile, ma è così, questa è la triste verità. E gli oggetti vivono molto più a lungo di quanto non possiamo fare noi, hanno una sorta di immortalità. Però questo ha suscitato in me tutta una serie di entusiasmo, l'idea di pensare a questi oggetti, a quanto siamo crudeli con gli oggetti, li buttiamo via, li scartiamo senza pensarci troppo e nel corso della nostra vita creiamo come una sorta di armatura che ci circonda, che ci ripara dal resto del mondo con questi oggetti. Quando una persona muore, questi oggetti, questa famiglia di oggetti che ha raccolto nel corso della sua vita va immediatamente dispersa, questi oggetti non verranno più riuniti tutti assieme come famiglia di oggetti come erano originariamente in questa, presso vicino a questa persona. E quindi ho di nuovo cominciato a pensare agli oggetti, mi sono detto, e se si potessero muovere, se potessero parlare, risponderci, che cosa direbbero, cosa farebbero questi oggetti? Ricordo che da bambino ero rimasto sconvolto da un libro per bambini, si intitolava Dimmi perché, era tutta una serie, dimmi quando, dimmi dove, dimmi perché, e c'erano delle domande con delle risposte illustrate e una di queste domande era molto strana e diceva, ma siamo sicuri che quando noi siamo fuori di casa le cose stanno ferme al loro posto così come le avevamo lasciate? E c'era l'illustrazione di un bambino che spiava attraverso la porta per questa strana curiosità. La risposta poi era molto semplice, veniva detto no, gli oggetti se non li spostiamo noi o se non c'è un terremoto non si spostano. Sicuramente noi mettiamo un valore simbolico incredibile negli oggetti. Gli oggetti sono una proiezione e un prolungamento nel tempo di noi stessi. Mi è venuto in mente un aneddoto, San Tommaso d'Aquino subito dopo morto venne immediatamente bollito perché fosse più facile smembrarne il corpo e poi distribuirne le reliquie, no? Quando moriva un santo nel Medioevo c'era sempre il problema di come squartarlo e in quel senso c'era proprio un passaggio diretto tra l'essere umano e l'oggetto che ne conseguiva. Ma al di là di questa parentesi macabra, per quanto realistica, a Alessandro Mari volevo dire che anche nel suo libro gli oggetti sono fondamentali ed è fondamentale nella differenza di cui parlavamo prima come si rapporta Sofia agli oggetti e come si rapporta Radice Quadrata. Il mondo di cui parliamo è il mondo contemporaneo, è un mondo che si sta smaterializzando sempre di più, è un mondo in cui si mimano azioni che fanno finta di produrre cose, no? Ad esempio i selfie, le foto che ci facciamo in continuazione, forse valgono più per l'atto in sé che non per l'oggetto che poi non c'è, no? Le migliaia di foto che ci scattiamo e che nessuno va a vedere. Mi è sembrata anche in qualche modo questa narrazione una
riappropriazione da parte di Sofia del mondo degli oggetti a cui Radice Quadrata è legato e verso i quali in qualche modo Radice Quadrata ci riporta insieme a Sofia. Sì, è vero, ed è curioso perché poi mi dissero che io e Edward avremmo presentato insieme, lessi il suo libro, dissi, pazzesco, no? Cioè, cosa l'immaginazione può fare, gli oggetti possono fare nell'immaginazione di scrittori diversi. Nel mio caso è molto semplice, lei viene dal mondo contemporaneo e non ha questa grande relazione con gli oggetti come ultimamente non si hanno relazioni con gli oggetti, nel senso che a parte il telefonino, diciamo, e che ne so, il portatile, l'iPad, queste cose qui, non ci circondiamo più, non vogliamo reperti di noi, no? Attorno a noi, in cui ci identifichiamo o che pure ci raccontano. E Radice Quadrata fa il processo inverso, fa una specie di archeologia. Cioè adesso non è che posso raccontarvi tutto perché magari qualcuno di voi l'ha letto ma gli altri no, e semmai lo vorrete leggere non farò spoiler, come si dice nel mondo contemporaneo, ma diciamo ha un feticismo degli oggetti, Radice Quadrata va a scovare degli oggetti e in questi oggetti legge le storie delle persone a cui appartenevano che, oppure diciamo, di cui lui si illude appartenessero, ma insomma in loro vede del racconto. E per vedere questo racconto, diciamo, sposta la comunicazione tra sé e l'oggetto nella propria testa, che è l'inverso di quello che fa Sofia. Cioè Sofia ha un blog, quindi vede le cose e racconta attraverso parole per condividere. Sì, si chiama Il mio paio d'occhi, il blog. Cioè vede cose e le racconta in un blog e di quelle cose non, su quelle cose non si ferma. Radice Quadrata fa il contrario, vede degli oggetti, in quegli oggetti vede delle storie che naturalmente hanno a che fare con le persone che li hanno posseduti, sono, per intenderci, qui non rovino niente a nessuno, sono quegli oggetti che mettiamo in cantina. Cioè, sapete quegli oggetti che mettete in cantina perché o non avete il coraggio di buttarli via? Cioè, rappresentano una stagione della vita che in qualche modo si è conclusa, ma se li buttiamo via è come buttare via una parte di noi che ha vissuto in quegli oggetti lì. E quelli prende Radice Quadrata e da quelli fa un racconto che indaghi, esplori o inventi la persona che li ha posseduti. Ora, la differenza è che questo racconto rimane privato, è un gesto di non condivisione, cioè è un gesto proprio dell'essere umano, perché tutti noi, insomma, Aldo raccontava la domanda, e lì qualcuno subito annuiva sulla domanda di cosa fanno gli oggetti, no? Perché l'immaginazione ci appartiene. Ed è privata prima ancora che essere pubblica. Radice Quadrata dimostra questo a Sofia. La condivisione di Radice Quadrata diventa, diciamo, brutale, perché è Sofia ad andare a scovare il racconto di Radice Quadrata. Ed è anche qui uno scontro, diciamo, generazionale, dove hai l'illusione del racconto e della condivisione data dal mondo digitale e invece la gelosia del privato che incarna Radice Quadrata, che può essere lesiva. Io non sto dicendo che questo mondo qui è peggiore del mio, anzi, non è una questione morale o etica di migliore o peggiore, è semplicemente che è così per loro. Racconto l'aneddoto brevissimo, è questo. Una volta sono andato in una scuola e ho chiesto ai ragazzi, mi scrivete una roba su un biglietto, un eroe che ha a che fare con i racconti, perché li utilizzavo. Poi senza farlo firmare, e li lessi senza dire loro che li avrei letti, lessi quello che avevano scritto. Una ragazzina se ne andò incazzatissima, ma proprio offesa a morte, cioè mi voleva uccidere, se avesse avuto un bazooka mi avrebbe sparato. Finimmo questa cosa, andai dalla ragazzina a capire, cioè le chiesi, ma scusami, cioè tu vai tutte le mattine, cioè tu ti alzi e condividi che vai al cesso, esci e dici che hai visto un bellissimo tramonto, ora io leggo un tuo bigliettino dove c'è scritto una cosa e ti arrabbi con me. E lei mi disse, sì, ma lì c'è qualcosa di privato. Questa cosa qui mi è rimasta attaccata al cervello per 2 mesi. Io non riuscivo a capire che differenza ci fosse per loro nel gesto pubblico e digitale e invece il gesto ancora del bigliettino di carta. E da lì nasce la relazione con il fisico. E Radice Quadrata e Sofia sono questi due aspetti, diciamo. Sono anche qui uno scontro perché rappresentano due modi diversi di vivere il racconto che gli oggetti fanno di noi. Tra l'altro... Sofia scrive su un blog, scrive pubblicamente, appunto, mentre Radice Quadrata a mano continua a prendere appunti su questi misteriosi taccuini che tiene per sé.
forse in qualche modo ci stiamo abituando anche a una sorta di pubblico privato che è formale ed è svuotato dai contenuti reali, è una messa in scena che è poi un gioco sociale. Il fascino, perché indubbiamente poi questo odio si trasforma in fascino, di Radice Quadrata nei confronti di Sofia, è proprio questa radicale diversità che ha a che fare con una dimensione del privato che Radice Quadrata cela e che Sofia, proprio in quanto privato, proprio in quanto nascosto, poi si ritrova a scoprire. Qua alla mia destra io ho, secondo me, un grande poeta, tra le altre cose, quindi un grande illustratore, un grande narratore, un grande filosofo, un grande sociologo e un grande poeta. Poi non so che altre virtù abbia, magari è anche un bravo giardiniere, non lo so, credo che tutte queste cose che ho elencato corrispondano a realtà. La poesia è innanzitutto capacità di sintesi attraverso il linguaggio, diceva uno dei grandi poeti italiani contemporanei, che Milo De Angelis, forse la poesia è tutta lì, fare l'universo con niente, no? Allora con pochissimi tratti Carey ci disegna l'universo. A un certo punto introduce questa figura fondamentale del nonno, del protagonista, e ce lo descrive così, in 6 o 7 righe, e anche questo ve lo voglio leggere. Mio nonno, il centro delle leggi, il centro dei territori, per noi Ironmonger, ok. Nonno era i pianeti e i loro movimenti. Nessun sole poteva mai sorgere, nessun mattino, nessun colore, nessun movimento, nessun alito poteva manifestarsi senza il suo benestare. Nonno era la licenza di esistere rivestita di panni scuri, di un completo nero, nerissimo. Questo, come diversi altri punti del libro, specialmente nelle descrizioni, mi sembra di un'intensità poetica sconvolgente. Quindi volevo chiedere all'autore di questi versi, diciamo, qual è il suo rapporto con la poesia e in secondo ordine come si muove tra discipline così diverse, no? Ad esempio, e lo vediamo nel libro, l'illustrazione e la narrazione. Thank you for the poetry question. I don't feel myself a poet at all. What I wanted to do with these books is to somehow get back to the richness, the strangeness, the glory of Dickens's language. I love Dickens. We're English children are given Charles Dickens like a medicine. And you either react to it happily or not. And I was so obsessed with the language. As a child, the language of Dickens, the language of Shakespeare at school was something I would just sort of with joy read it and remember it. And when I got to writing this trilogy, the first part of it, I wanted not only to there to be stolen objects, to there to be bits of trash everywhere, but also words to be stolen, for strange words to sort of come up and then be grabbed. And Claude, the hero, which is a sort of a version of Claude, but Claude is an old-fashioned word that we don't use anymore in England, and it means simpleton or fool, but it also means a lump of mud. So that sort of word play was something I really wanted to get into, to explore. But I wanted to get lost in language. The poor child, Claude the hero, is sort of, this is his one escape, is to use language, is to use his words. And he hears objects talking, that's his talent, or his illness. He's called the ill child. He can hear
objects talking to him. So that was it with language. And each time, I'm also, like several other people, I'm sure, I'm a frustrated actor. So I write parts for myself because nobody else will. And so that each time I switch a character, I can go, right, now I can be this person, and now I can be this. I want to be an old man, I want to be an old woman, I want to be a young girl, I want to be a nasty matron, I want to be a monster made of rubbish, I want to be all these things. No, you can't be any of them, but I can pretend to be. And so that was to trying to get into each voice. So as I write, I also read aloud. It seems to be very important as a writing process. I don't know if you two do it as well. You just hear those words. What is it that you have written? And then, should I pause? Or should I? Lydia is amazing. Can I do? Should I do the drawing part, or do you want to do? Allora, grazie per il complimento. Appunto, io non mi sento un poeta. Quello che volevo fare con questi libri era riportare in vita, per così dire, la ricchezza, la gloria, la stranezza della lingua di Dickens. I bambini inglesi praticamente prendono Dickens come una medicina e quindi o reagiscono con felicità a questa medicina oppure no, la odiano. E io ero ossessionato dalla lingua di Dickens, di Shakespeare, e quindi la leggevo, la cercavo di ricordarla, di cisellarla, e quando ho cominciato la trilogia volevo appunto trattare di oggetti rubati, comunque di pezzi di spazzatura, ma anche le parole che avrei usato avrebbero dovuto essere rubate, quindi afferrate. Per esempio Claude è il protagonista, C-L-O-D, in realtà dovrebbe essere Claude in inglese, quindi C-L-A-U-D-E, e in inglese Claude significa anche stupidotto, stupido, sciocco, oppure anche una zolla di fango. Quindi questo gioco di parole era qualcosa che io volevo assolutamente fare, che volevo esplorare in questo libro, e mi sono perso appunto nella lingua. E questo povero Claude è un bambino che ha un'unica via di fuga, che è l'utilizzo delle parole, l'utilizzo del linguaggio. Tra l'altro lui ha un talento, una malattia, la definiscono malattia nel libro, che sente gli oggetti che parlano. E quindi questo era un altro aspetto che lo riguarda. E ogni volta che scrivo di questi personaggi, che li creo, e questo penso che valga per altre persone, essendo io un attore frustrato, cerco di ricrearmi dei personaggi, per così dire, di scrivermi delle parti da recitare, perché nessuno lo farà mai, per poter essere questi attori, questi vari personaggi, il cattivo, il vecchio, la vecchia, un mostro fatto di spazzatura. Quindi fingo di essere tutti questi personaggi e cerco di entrare nel personaggio, entrare in questa voce che poi narro. E un'altra cosa che faccio spesso, non so se lo facciate anche voi, si rivolge agli altri due sul palco, dice leggere ad alta voce quello che ho scritto, perché questo mi aiuta a sentire il suono delle parole che ho realizzato, che ho creato. So, very quickly, just to say, I've always drawn the characters I write about. It's the only way that I can work. So, after I've been to that museum that I saw outside Beijing, about 6 months later, I drew a little pencil doodle of a really unhappy-looking boy in clothes that didn't fit him. I didn't know who he was, and I wanted to find out. And so I started to imagine the world that he might live in. But for me, I always draw whoever I write, and I often the drawings will contradict the writing. The drawing will say, no, the writing's wrong. Actually, he looks like this. You haven't an idea. And I go, okay, so I change the writing, and then the writing says, no. Actually, he's like this, so I go back to the drawing, and then I go to the drawing, and then I go to the writing. And so it goes on, and when they agree with each other, then I feel that it's sort of got to a level. But it's also the way of not writing. Writers want to spend their lives not writing. And drawing is a way of not writing. And that's lovely. And then when I'm drawing, I want to write. And when I'm writing, I want to draw. It's the process. Because you're able to draw.
E la, l'altra parte della risposta è che ho sempre tratteggiato disegni dei miei personaggi, è l'unico modo in cui io lavoro. Dopo essere stato in questo museo vicino a Pechino, dopo 6 mesi mi sono ritrovato a fare uno schizzo di un, a matita di un ragazzino dal volto infelice, vestito di abiti troppo stretti per lui, e quindi mi sono detto: ma chi è questo personaggio? Qual è il suo mondo? Da dove viene? E questa è una cosa che faccio sempre, appunto, prima disegno e poi scrivo, e molto spesso il disegno e le parole sono in contraddizione gli uni con gli altri, quindi la scrittura poi mi spinge a rifare il disegno, il disegno dice alla scrittura: no, non va bene, devi farlo così. Quindi c'è una contraddizione costante fino a quando riesco ad arrivare al livello giusto, al livello desiderato, quando la scrittura e il disegno sono d'accordo. E questo è in fondo perché gli scrittori trascorrono la propria vita desiderando non scrivere. Quindi quando non scrivo posso disegnare, poi quando sto disegnando voglio ricominciare a scrivere, e va avanti così, il processo è questo desiderio costante che si alterna. È stato fatto il commento perché tu sei capace di disegnare. Desiderio costante che si alterna, riguardo a Alessandro, pensavo prima, ma può essere legittimamente definito un romanzo d'amore il suo? Secondo me sì, è l'approssimarsi, l'avvicinarsi di un amore che è poi quell'oscuro oggetto del desiderio che non si capisce, come diceva Paul Éluard, per fare la citazione corta, ciò che è stato compreso non esiste più. E in realtà proprio il fatto che Sofia non riesca a venire a capo di Radice Quadrata poi è il movimento sentimentale di tutto quanto. Protagonista mancato ma presente, questo a causa delle condizioni storiche del romanzo, è anche la famiglia, no? Ci sono delle strane famiglie che hanno molto a che fare con la contemporaneità e che sono un altro aspetto del quadro che Alessandro è riuscito a tratteggiare in questo libro. La famiglia. È complicata, nel senso che l'unico modo in cui riesco a sintetizzarla è questo, cioè quando, domandandomi come rifare Cuore, che avete già capito che detestavo, ho fatto questo, mi sono detto: perché Cuore mi sta antipatico? Cuore mi sta antipatico perché tu c'hai un tizio autoritario sopra che ti dice quali virtù dovresti avere per essere un bravo cittadino, no? Per farlo in soldoni, cioè i racconti mensili erano questa cosa, ti dicevano che c'era una vedetta lombarda brava in questo, un tizio più adulto bravo in quest'altra cosa e tu dovevi emularlo. E quando mi sono domandato invece: ma che succederebbe se invertissimo il meccanismo, cioè se chiedessimo a loro quali sono i loro eroi e non tentassimo noi di imporli? Ebbene, io questo test qui l'ho fatto davvero nelle scuole, ci ho chiesto: scusate, ma voi avete eroi? Insomma, uno mi ha detto una volta tipo Checco Zalone, allora lì ho detto: aspetta, fammi capire che significa. E poi un'altra, ed è capitato, poi l'ho riferito nel romanzo, disse Oriana Fallaci, e mi stupì, no? Perché una ragazzina di 15 anni secondo me non può sapere chi è Oriana Fallaci, cioè lo ignora completamente. Allora tentai di indagare, mi disse: no, perché mia nonna mi ha raccontato che ha avuto questa storia meravigliosa d'amore, e già capisco. Poi mia madre mi ha detto che era una donna che si faceva ascoltare, e adesso vi metto l'ultimo elemento del quadro, che è questa ragazzina qui, era adesso forse il vocabolo giusto è questo, la sfigata della classe, no? Quella trasparente che nessuno vede, nessuno ricorderà. Se dice Oriana Fallaci non dice se lei perché ha detto o scritto delle cose, ma perché nella sua immaginazione montata dagli adulti, quella lì, Oriana Fallaci, incarna un ruolo che anche una ragazzina piccolina può arrivare a farsi ascoltare da tutti. Ora, se invece indago personaggi contemporanei o persone contemporanee che incarnano quel ruolo, quando glielo chiedevo facevano molta più fatica a identificarlo. Cioè, al di là di dirti tipo, non so, Balotelli, perché è ricco, perché fa quello che vuole, sbruffone, simpatico in questo, alcuni, se dicevano i familiari, spesse volte dicevano non mio padre ma mio nonno, come accade poi nel romanzo, perché una cosa è normale, perché nell'adolescenza noi ci muoviamo in due modi, no? Cioè, vogliamo emulare qualcuno, lo vogliamo contrastare, di solito contrastiamo il padre, non contrastiamo altri.
Ma una cosa anche diversa è quella che dicevo prima, che tra loro e noi, che potrei essere un genitore loro, c'è una frattura che nei secoli non c'è mai stata. Cioè, è vero che gli anni 60 sono stati boom economico, i 70 la contestazione, via dicendo, ma se vai a vedere cosa ha cambiato la mentalità, una cosa che, di quelle successe negli anni 2000 non succedeva da Gutenberg. No, è una rivoluzione, cioè è una rivoluzione. No, Kuhn la chiamerebbe anche in un altro modo, no? E quindi sostanzialmente esattamente, cioè, ma, un cambio di paradigma che però si accade in maniera brutale, esatto. No, in quel caso loro non riescono, almeno nel mio romanzo, non riescono a identificare negli adulti dei modelli fermi di valori da poter o contrastare o appoggiare. L'esempio più sciocco, per farvi capire, che sennò sembra un saggio molto noioso, è che la madre di Sofia, ad esempio, ha questo, no? Non crede nella religione ma crede nell'oroscopo. Però attenzione, invece di credere nel segno in cui è nata, che è l'ultimo segno del mese di marzo, cioè 20 marzo, tu puoi essere pesce e se nascevi 12 ore dopo eri ariete. Allora si alza la mattina, guarda e dice: ma stamattina meglio essere pesci, perché quello è più bello, e quello dopo, altri giorni, no, meglio essere ariete. Questa possibilità di non credere neppure in quale segno sei nato, nell'adolescente viene recepita semplicemente come una mobilità di valori. Sembra una sciocchezza, ma in realtà non lo è affatto. Allora, Sofia cosa fa? Tenta di emulare la madre nel blog dell'ironia, ma non riesce a capire qual è il valore che dà alle cose. Stessa cosa quando le fa le romanzine, no? Perché la madre usa ironia e lei non riesce a capire che diavolo di valore. Una cosa diversa invece era il nonno. Perché? Perché arriva da una generazione ancora precedente che sostanzialmente divide il mondo in chi fa schifo e chi non fa schifo per loro. E io devo dirvi che chi fa schifo, no? Chi fa questa divisione a me sta simpaticissimo. Perché quantomeno ci si può parlare. Cioè si capisce che cosa sta dicendo e perché o no dobbiamo essere d'accordo con lui. Perché anche questo, così come diciamo l'avversità che c'è tra Sofia e Radice Quadrata, anche non essere d'accordo è un momento di scoperta individuale. Che se tu dici una cosa io non sono d'accordo, per capire perché non sono d'accordo devo prima capire te, poi cosa penso io e poi parliamo. Invece questo tra Sofia e la madre non accade, così come non accade tra lei e i suoi due padri, perché è una famiglia moderna. Così come non accade, e chiudo, con i genitori di Radice Quadrata, dove il padre ad esempio fa una cosa che potrebbe essere un gesto dei figli, che faccio anch'io peraltro, videogioca, ma quella vicinanza lì creata da un gesto non è una vicinanza che si replica nel dialogo, perché non hanno invece quella vicinanza di dialogo. No? Allora, loro cercano di crearsi mitologia e la mitologia è più facilmente incarnabile dalla generazione più in là. L'altra è che davvero a me crea una ferita pensare che una ragazzina di 15 anni oggi, per dire voglio essere una donna che parla, debba dire Oriana Fallaci. Cioè, curioso che non riesca a dire una presente, no? Cioè, stiamo facendo qualcosa ed è colpa nostra, in quel senso lì, se non c'è nessuno che possa di nuovo prendere quel ruolo ed essere, per dire un parolone, cogente adesso. Ultima domanda per Edoardo. Io ho trovato in questo libro bellissimo un'analisi acuta e spietata della situazione economica e sociale in cui ci troviamo adesso, e una sorta di avvertimento su che cosa sta per accadere nella globalizzazione e in tutta questa spazzatura che in parte è memoria incongrua, la memoria inutile di anni inutili e una sovrabbondanza di oggetti che non servono più. Volevo chiedergli se questa mia analisi politica e sociologica l'ho tratta io, se me la sono sognata. Torno alla citazione che ho fatto prima, Umberto Eco diceva: un romanzo a un certo punto vale per come viene interpretato, non tanto per i propositi dell'autore, non necessariamente l'autore dice quello che viene letto, no? Ma insomma, volevo chiedergli quanto di critica sociologica e politica del contemporaneo ha volutamente messo in questo libro. Yes, it's certainly there. I'm writing about today. They're writing about Victorian times. But one of the sparks of writing about it, I wrote it
initially because I live in Texas. That wasn't supposed to be the answer to that question, but that's what that actually what started it off. I live in Texas, in America, far away from my home. I miss my home profoundly, and I couldn't write about London anymore because I've lived away from London for 10 years, and it's not, that place is dead. It's gone, it's different. So I wanted to go to a part of London that I could feel I could inhabit, and part of that would be Victorian London because of studying Dickens. And one of the things, the terrible things that the Victorian London was shocking to its poor. The way that human beings were crushed then, and they are now, is a terrifying thing that it seemed to me like the children, the people, were like rivets in the vast steam engine of industry. And it seemed to me that these rivets, they never had a voice. They could never have a voice. So in some way, I wanted to go back into the past to talk about the future, about us, but I never wanted to write a message at all. I don't think I think any time a novelist tries to deliver a message to anybody, I think it's a bad mistake. I just wanted to think about to think about the chaos, the waste, how much we throw away, but also yes, we are sort of drowning in our own dirt. There's no doubt about it. But I wanted it to be an adventure story. I wanted it also to be very exciting. But I wanted the belief when you read it that you wouldn't know who would survive in these stories. And honestly, I didn't know who would be crushed by the weight of things, by the power of empire, whether its symbol is whatever. I've just finished the third book. Never write a trilogy. It's a bad idea. One, two, three more? These people? Again? Still? But when I got to the end, I didn't know whether who would live. And I thought at one point, it was going to be chaos and death. Anyway, the novel is finished, and I wanted there to be the danger that you never knew what would happen, just as we don't know what will ever happen to us. And I've shut off the microphone. Sì, certo, sicuramente c'è questo tipo di critica. Quello che volevo fare era scrivere dell'epoca moderna e del periodo vittoriano e qualcosa che ha originariamente fatto scaturire appunto questo mio romanzo è stato che vivo in Texas, dice, forse questo non fa parte, uno potrebbe pensare non fa parte della risposta, ma in realtà mi manca tantissimo l'Inghilterra, vivo così lontano dall'Inghilterra da casa che volevo scriverne e chiaramente non potevo scrivere di Londra, della Londra moderna, perché è da 10 anni che non vivo a Londra, quindi non è più la Londra che conoscevo io 10 anni fa. E quindi ho cercato di supplire a questa mancanza scrivendo soltanto di questa parte, di quello che io ben conoscevo della Londra, cioè la Londra vittoriana che ho appreso studiando Dickens. Nella Londra vittoriana la cosa scioccante era come venivano trattate i poveri, come venivano trattate le persone che venivano schiacciate molto similmente a quanto avviene oggi. I bambini, i poveri erano come delle sorte di piccoli chiodi, piccole vite nella vasta motore a vapore dell'industria del periodo. E questi viti, questi chiodi di un ingranaggio non avevano mai la possibilità di esprimere veramente il loro pensiero, di farsi sentire. E quindi volevo ritornare al passato per parlare di noi, di oggi, ma non c'è nessun messaggio nella mia opera, perché se uno scrittore cerca di comunicare un messaggio commette un grave errore. Quindi ho semplicemente pensato a quello che viviamo oggi, al caos, a questi cumuli di rifiuti che produciamo,
praticamente affoghiamo in questi rifiuti, però nello stesso tempo volevo che fosse una storia di avventure, qualcosa di entusiasmante, di eccitante. E quando si legge non si sa chi sopravviverà alla fine di questo libro, chi verrà schiacciato dal potere dell'impero o meno. Io ho appena completato il terzo libro. Il mio consiglio è di non scrivere mai una trilogia, perché dopo uno si dice ancora questi stessi personaggi, che noia. Comunque alla fine non si sa chi vivrà o chi perirà in questo romanzo, in questa trilogia. A un certo punto ho pensato che potesse solo sopravvivere il caos, la morte, però appunto, ripeto, il romanzo ora è completato, anche il terzo libro. Però, così come succede nella vita, che non si sa mai che cosa succederà dopo, anche nel libro, fino all'ultimo, non si sa e non si riesce a intuire che cosa succederà. E ci siamo riusciti anche a spegnere il microfono. E quindi con questo caos e con questa morte, che però non si sa se sono definitivi, possiamo chiudere questa chiacchierata. C'è qualcuno che ha una domanda? Vuole svolgere una domanda velocissima? You're leaving tomorrow.